Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo ovviamente della decisione del governo dell'emendamento che riguarda la petrolizzazione della costa adriatica, in particolare per quanto concerne la regione Abruzzo, il progetto Ombrina Mare. Dunque l'emendamento alla legge di stabilità che ripristina il limite a 12 miglia per la perforazione in Adriatico fa esultare un po' tutto il mondo politico e delle associazioni ambientaliste della nostra regione. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato il gioco di squadra effettuato proprio sul contrasto al progetto Ombrina Mare. Soddisfazione è stata espressa, come detto, anche dalle associazioni ambientaliste. Noi adesso andiamo ad ascoltare l'intervista al presidente D'Alfonso realizzata da Paolo Renzetti e poi il servizio con le associazioni ambientaliste di Francesca Romana Testi. Presidente D'Alfonso, è una giornata importante quella di oggi per l'Abruzzo alla luce di quello che è accaduto ieri riguardo Ombrina. Ma io da diversi giorni ho anticipato anche davanti ai petrolieri riuniti in Abruzzo in sede di Confindustria che il mese di dicembre non sarebbe stato neutro dal punto di vista della produzione normativa a garanzia della qualità del mare, non solo abruzzese, e del cosiddetto mare blu che sta a cuore anche all'Europa. Tant'è che il governo ha presentato, dopo un'intensa attività di colloquio competitivo con le regioni del Mezzogiorno, ma anche col nuovo presidente della conferenza, Bonaccini, e io che ho seguito e accompagnato un po' il lavoro delle regioni del Mezzogiorno, a cominciare anche dal luglio del 2015, abbiamo fatto sì che il governo potesse presentare un emendamento correttivo e abrogativo, che ripristina la competenza in capo alle regioni, che toglie la strategicità per l'approvvigionamento energetico petrolifero, che allontana oltre le 12 miglia le attività di ricerca e prospezione, e poi soprattutto porta a morte giuridica Ombrina. Noi come regioni abbiamo preso l'iniziativa dell'attività referendaria, abbiamo fatto valere questo valore, facendo in modo che il sistema del governo centrale si accorgesse di quanto stava a cuore al popolo e alla comunità. Mi era stato chiesto di fare la funzione, diciamo, della comunità che si metteva in cammino per protestare e manifestare. Io ho voluto declinare invece, in termini di ordinamento, la competenza che ha una regione. Qui hanno lavorato i cittadini del popolo e le istituzioni. Ed è questo che ha portato un grande risultato. Noi saremo a guardiania della tutela del mare blu, esattamente come dice la strategia della macroregione adriatico-ionica. Né potevo consentire che in Europa si dicesse una cosa e in Italia se ne facesse una esattamente opposta. Sono contento, ringrazio i tanti cittadini che si sono mobilitati mettendoci tempo ed energia, perché quello che fanno i cittadini lo fanno all'insegna della genuinità e della generosità. E poi voglio ringraziare i collaboratori, i colleghi presidenti di giunta regionale, Claudio De Vincenti di Palazzo Chigi, il segretario generale, il capo della segreteria, Matteo Renzi, la Boschi, che hanno fatto in modo da recepire questa grande richiesta di cambiamento. Esultano gli ambientalisti all'indomani della notizia sull'emendamento votato dal governo alla Camera che ripristina il limite delle 12 miglia a tutte le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. La battaglia contro la petrolizzazione, quella valsa tante manifestazioni e mobilitazioni, procede con una buona notizia. Non è finita la guerra, diciamo così. A me non piace usare questi termini, però è solo un passo importantissimo, storico per l'Abruzzo, in un lungo percorso, in un lungo cammino che ci deve portare a uscire dal mondo degli idrocarburi, anche perché il nostro pianeta sta morendo addirittura, secondo gli scienziati, a causa dei cambiamenti climatici. Quindi noi dobbiamo combattere tutti i giorni, ma è un grande segnale ai cittadini per dire che chi si impegna poi ottiene grandi risultati e anche qualcosa per cui mi viene da dire vale la pena vivere, e cioè essere contenti di salvaguardare la propria terra e anche la propria comunità. Cosa è stato determinante secondo voi? L'impegno civico, l'impegno anche del singolo cittadino, anche da quello che ha solo condiviso un post su Facebook, sui social, fino ad arrivare agli attivisti che si sono dati da fare tutti i giorni. E chi ha potuto dare un proprio contributo è stato non solo ben accetto, ma è stato fondamentale in questa lotta. Davide può battere Golia, così dicono oggi gli addetti ai lavori. In questa lunga controversia, ancora non scampata, oggi una menzione speciale va a chi ha contribuito come parte attiva.
Devo dire sì, altresì, che c'è stato il contributo, questo lo devo dire per onestà, di Giovanni Legnini. Giovanni Legnini è stato determinante in questa partita. Noi siamo in contatto con lui da oltre 2 mesi, è lui che ha cucito tutto il progetto, è lui che ha dato l'impulso più determinante a questo grande risultato. E adesso cambiamo argomento e ci occupiamo di banche. La politica ha iniziato ad affrontare la questione delle obbligazioni subordinate con una grande confusione e mandando in confusione i cittadini che si stanno facendo false aspettative. A dirlo in una dichiarazione l'avvocato Marco Festelli, componente del direttivo nazionale di Confconsumatori, che sta coordinando le azioni a tutela dei risparmiatori danneggiati dall'operazione Salva Banche. Sempre su questo argomento c'è un'altra notizia battuta dall'agenzia ANSA, che dice: dopo aver messo in sicurezza il segmento del nostro sistema bancario, adesso stiamo lanciando con la commissione d'inchiesta la valutazione se ci sono stati raggiri ai danni dei risparmiatori. Così il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei. Restiamo ancora a parlare di banche. I ritardi nell'emanazione del decreto non dipendono dalla Banca di Credito Cooperativo e da Federcasse, che ricorda i numeri delle BCC radicate in moltissimi territori. Daniela Rosone. Riforma banche di credito cooperativo. Federcasse dice la sua in riferimento a quanto dichiarato dal Premier Matteo Renzi alla Leopolda. Il ritardo nell'emanazione del decreto non dipende dalla banca. Federcasse respinge la tesi, che afferma che la numerosità e la dimensione delle banche costituisca di per sé un problema. Ogni BCC, parliamo delle banche di credito cooperativo, sono inserite in un contesto locale, come all'Aquila del resto, dove è ben radicata e genera economie di scala. Nascerà con la riforma un gruppo bancario cooperativo e sarà il primo per capitali tutti italiani e il terzo per volumi complessivi. Federcasse ricorda che oggi un cliente BCC possiede obbligazioni ordinarie emesse dalla stessa banca e garantite dal fondo di garanzia degli obbligazionisti, e può contare su una garanzia che arriva a 103.000 euro, aggiunta a quella di 100.000 riconosciuta per legge ai depositanti. Un numero significativo di consigli di amministrazione, poi aggiunge, non è un problema. Federcasse ribadisce che la crisi non fa associata alle quattro banche. Il decreto salvabanche è una misura congiunturale e solo la coincidenza temporale è stata nefasta e dovuta a ritardi che non sono né di BCC né di Federcasse. Le quattro banche portate a risoluzione, ricorda Federcasse, non erano né tutte piccole e né tutte di territorio e non erano banche di credito cooperativo. Le 368 BCC e casse rurali italiane, con 4.450 sportelli, hanno oggi una presenza diretta in 2.697 comuni, compreso quello dell'Aquila, e in 101 province. Con 1.230.000 soci e 37.000 dipendenti, certificano una raccolta diretta di 161,5 miliardi di euro e 135,5 miliardi di impieghi. Gli impieghi delle BCC rappresentano il 22,6% dei crediti alle imprese artigiane, l'8,6% alle famiglie, il 17,8% alle microimprese familiari. Lo stock di impieghi negli ultimi anni è cresciuto di 7 volte, così come la quota di mercato media sugli impieghi si è raddoppiata. Restiamo sempre ai temi economici e bancari. Il microcredito, quale strumento di crescita territoriale e inclusione sociale, è il tema del convegno che si è svolto questa mattina a Francavilla al Mare, nel corso del quale sono stati annunciati nuovi bandi per il 2016. Vediamo. Uno strumento di crescita territoriale. Il microcredito può essere la chiave di volta di un Abruzzo in sofferenza, soprattutto per tutte quelle piccole microimprese che rappresentano il suo tessuto, quelle che non hanno sufficienti credenziali per ottenere crediti dalle banche e soprattutto per tutte quelle categorie più deboli che vivono nel limbo della disoccupazione. Dietro questo strumento così potente ci sono storie di persone che hanno avuto difficoltà, che hanno magari ancora difficoltà, e grazie a questo strumento sono riuscite a realizzare un sogno. Infatti questo strumento è destinato a persone svantaggiate, a persone che rientrano nella fascia dell'inclusione sociale, quindi disabili, donne, ex tossicodipendenti, ex detenuti, persone disoccupate che non lavorano da molto tempo, in estrema povertà.
e riesce a dare questa risposta perché noi non chiediamo garanzie, noi diamo il prestito e la nostra garanzia è la loro capacità lavorativa. Crediamo che i soggetti, grazie alla loro voglia di lavorare, alla loro capacità imprenditoriale, riusciranno poi a restituirci il prestito. Uno strumento efficace che l'Abruzzo ha adottato da tempo, ma che ancora non è pienamente entrato nell'immaginario collettivo. L'accesso al credito e quindi la capacità, diciamo, economica e finanziaria è un grande problema. Noi però abbiamo notato che la bassissima percentuale di mancata restituzione ha fatto sì che ci desse conferma che è cresciuta, quindi il senso di responsabilità e consapevolezza delle piccole e medie imprese, quella consapevolezza di onorare l'impegno, e questo è sicuramente segno di serietà e professionalità del nostro mondo imprenditoriale. Andiamo avanti, adesso apriamo la pagina dedicata alle infrastrutture, iniziando dal porto di Ortona. Oltre 9 milioni di euro per il dragaggio dello scalo ortonese sono in arrivo. Con questo adeguamento, dice la regione, si potranno accogliere le grandi navi e dunque dare fiato all'economia un po' di tutta la regione, inserendosi nei corridoi europei del trasporto navale. Vediamo il servizio. D'Alessandro, una giornata importante quella di oggi per le infrastrutture, per una grande infrastruttura qual è il porto di Ortona, perché arrivano fondi importanti. È la più grande infrastruttura che la regione Abruzzo ha, su cui costruire l'economia regionale. Io mi piace definirla il secondo tempo dell'economia regionale, oltre all'aeroporto, ma dal porto e con il porto noi possiamo costruire l'aggancio nel futuro, nello sviluppo economico futuro della nostra regione. Noi abbiamo già stanziato 9.350.000 euro, ma il comune di Ortona, cioè la stazione appaltante, doveva appaltare entro il 31 dicembre pena perdita di finanziamenti. Questo non è stato, perché abbiamo costituito una regia insieme al comune, così come facciamo sulle altre parti, cioè abbiamo trasformato la regione come uno strumento attivo e non come un notaio che guarda a volte anche i fallimenti consumarsi senza intervenire, per fare in modo che neanche un centesimo ritorni indietro e che tutto venga impiegato per lo sviluppo e per l'occupazione abruzzese. Su Ortona che si costruisce l'economia regionale, nel senso che su Ortona ha le caratteristiche tecniche, gli specchi d'acqua e oggi con questo lavoro e la profondità da poter accogliere navi di ultima generazione. Non a caso il porto di Ortona entra dentro il master plan, sia per alcune opere importanti dentro il sedime portuale sia fuori il sedime portuale, per esempio penso al collegamento autostrada porto, penso al finanziamento e progettazione per la bretella di collegamento ferroviaria, e noi è lì che costruiamo il polmone insieme a Vasto per quanto riguarda la vocazione prevalentemente per le merci e per l'industria. E restiamo ancora in tema di infrastrutture e trasporti, parliamo adesso dell'aeroporto d'Abruzzo, perché è stata presentata questa mattina dal presidente della Saga Nicola Mattoscio la nuova pianificazione commerciale dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, numeri che per il 2015 sono in crescita, dice la Saga. Vediamo il servizio. Presidente Mattoscio, nuova policy commerciale dell'aeroporto, nuove rotte, si parla ancora di innovazione per quanto riguarda aeroporto d'Abruzzo. Sì, intanto voglio sottolineare che per la prima volta nella storia di questa società rendiamo pubbliche le policy nel rispetto delle normative specifiche della materia. Questo significa che ogni offerta che i vettori internazionali e nazionali vorranno rimettere alla nostra società dopo la pubblicazione che avverrà questa mattina sul nostro sito delle nuove policy dovranno rispettare scrupolosamente le normative europee in materia di aiuti di Stato. Noi ci prefiggiamo di consolidare il volume di traffico del nostro aeroporto e possibilmente accrescerlo gradualmente, ma tutto in una logica di economia relativa al costo degli incentivi che lo stesso aeroporto potrà sostenere nel prossimo futuro, nel senso che deve essere chiaro che noi ci diamo e ci siamo dati l'obiettivo di ridurre significativamente il peso degli incentivi a favore dei vettori che utilizzano il nostro aeroporto. Abbiamo dei risultati straordinariamente positivi, a fine anno pensiamo di superare la barriera del suono, come noi la consideriamo, che sono i 600.000 passeggeri.
miliardi. Cresciamo significativamente più di quanto cresce il sistema nella sua interezza a livello nazionale, e in particolare relativamente al nostro segmento di mercato faccio notare che tutti gli aeroporti italiani crescono per i primi 11 mesi dell'anno solo dello 0,8%, mentre noi cresciamo di oltre l'8%. Nuovi investimenti su reti e depuratori e minor costo del servizio idrico per i teramani, nonostante l'aumento delle bollette annunciato per il 2016 a livello nazionale. Questo insomma il piano della Ruzzoreti esposto questa mattina. Elisa Leuzzo. Nuovi investimenti per la manutenzione delle reti idriche, degli impianti di depurazione e conti in graduale miglioramento anche grazie agli interventi per contenere le spese e tagliare i costi superflui. Questa, in sintesi, la situazione in cui si trova la Ruzzoreti, gestore del servizio idrico in provincia di Teramo, che oggi, sottolinea il presidente Antonio Forlini, può dire di avere scongiurato il rischio fallimento e compiuto già una parte del percorso che la dovrà portare a completare l'operazione di risanamento. I nuovi investimenti saranno prevalentemente quelli finanziati con i fondi FAS, quindi depuratori di Tortoreto e di Alba Adriatica, ma in generale abbiamo in programma un piano di manutenzione straordinaria delle grandi adduttrici per evitare le situazioni come quella di quest'inverno a Pastino, e poi un piano di dismissione delle fosse IMOF che stiamo concordando con la Regione, sono circa 400 queste fosse, per migliorare la qualità delle acque riversate nei corpi idrici, soprattutto nelle zone interne. Già a partire dall'esercizio 2015 la spesa annua prevista per l'utenza media è passata da 197 a 227 euro allo scopo di finanziare i nuovi investimenti. Un aumento netto di 30 euro che, rapportato alla spesa media preventivata dagli altri gestori del servizio idrico, pone comunque un'ideale classifica alla Ruzzoreti al penultimo posto in Abruzzo. Le tariffe sono state rideterminate sulla base di parametri obbligatori dettate da un'autorità nazionale, che è la stessa autorità che regola il servizio di elettrico e del gas nel nostro paese. E lei ha detto esattamente, ha rappresentato la situazione. Nonostante questa rideterminazione, la provincia di Teramo resta ancora tra le province con il costo più basso in termini di tariffa, quindi di incidenza sulla famiglia, e non solo sul piano regionale, ma molto al di sotto della media nazionale. Restiamo ancora a Teramo, però adesso ci occupiamo della politica. Il consigliere comunale del Partito Democratico Teramano, Manolla Di Pasquale, vista la situazione di malcontento tra i consiglieri di maggioranza, torna a chiedere le dimissioni del primo cittadino. Insomma, per giovedì, quando ci sarà il consiglio comunale che riguarda soprattutto la posizione del presidente del consiglio Milton Di Sabatino, si annuncia una seduta davvero calda. Giovedì a Teramo è prevista la seduta del Consiglio Comunale, tra le altre cose si parlerà del Presidente del Consiglio Di Sabatino e vorrà fare l'opposizione qualche osservazione sull'annuncio fatto dal Sindaco Brucchi, finalmente il rimpasto, l'azzeramento di giunta previsto per il 15 gennaio. Finalmente il rimpasto, dice. In realtà Brucchi ormai che fa questo annuncio un po' di tempo e lo fa generalmente per mantenere calma la sua maggioranza, che rivendica posti in giunta o in altri luoghi. In realtà questa maggioranza non esiste più, il sindaco deve prendere atto che non ha una programmazione a lungo termine per la città in un momento in cui invece si vive una difficoltà evidente di gestione anche economica del tessuto produttivo della città stessa, e che deve prendere atto quindi che non può continuare a vivere la giornata e parlare solamente di rimpasti e poltrone per accontentare le varie anime che costituiscono la sua maggioranza. Deve fare una programmazione per la città seria, se non è più in grado di farla perché in realtà non ha né uomini né programma né idee per questa città, assumesse questa responsabilità e si dimettesse. Ecco, su questo ci sono state molte polemiche sui mal di pancia all'interno del centrodestra stesso. Cosa dovrebbe fare quindi a questo punto? Noi sappiamo bene che Brucchi non è stato eletto su una visione della città proiettata nei 5 anni di amministrazione, e lo dico io che ci ho fatto una campagna elettorale contro. Lui è stato eletto perché aveva 7 liste che facevano riferimento agli assessori regionali uscenti e al presidente uscente, che in 5 anni poco hanno fatto per questa città e ancora oggi che non governano nulla sono praticamente incapaci a dare delle risposte. Questo è il vero problema, il problema vero di questa
queste amministrazioni che loro non sono in grado di dare delle risposte, non hanno una programmazione politica, hanno nuovi assessori che comunque hanno un costo. Quindi da parte dell'opposizione cosa dovrebbe fare entro il 15 gennaio? Si dovrebbe dimettere. E adesso voltiamo pagina e parliamo di religione, in particolare del giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, aperta da Monsignor Petrocchi, la porta della Basilica di San Bernardino, vista l'indisponibilità a causa dei lavori di ristrutturazione della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, oltre 2000 i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione. Oltre 2000 fedeli hanno partecipato all'apertura della porta della Basilica di San Bernardino, che ha dato il via ufficialmente al Giubileo Aquilano della Misericordia dopo l'inizio a Roma del Giubileo indetto da Papa Francesco, un Giubileo della Misericordia esteso a tutte le città d'Italia. L'indisponibilità della Porta Santa di Collemaggio, sede del primo giubileo della storia, quella di Papa Celestino, interessata da lavori di restauro, ha portato all'individuazione da parte dell'arcivescovo, Monsignor Giuseppe Petrocchi, della nuova porta da aprire per il giubileo della Basilica del Santo Senese, scelta dunque come chiesa giubilare. Perdonanza e giubileo della misericordia. Tale veste canonica certamente ha introdotto novità, ha detto Monsignor Petrocchi, mantiene però la stessa impostazione apostolica di base, infatti entrambi gli eventi rappresentano importanti manifestazioni universali del Ministero Petrino. Le due iniziative dunque, se non sono proprio gemelle, risultano almeno sorelle, quindi strettamente imparentate. Si capisce, ha detto ancora, perché noi aquilani, che in buona compagnia con Papa Celestino celebriamo da diversi secoli la perdonanza, siamo oggi in piena sintonia con Papa Francesco. Tantissimi fedeli che hanno voluto partecipare con raccoglimento e commozione a questa celebrazione aquilana. Dopo l'apertura della porta di San Bernardino all'interno è stata celebrata la Santa Messa. Le celebrazioni che hanno accompagnato l'apertura delle porte sante sono avvenute anche nelle altre sei diocesi d'Abruzzo. Ed ora andiamo a conoscere il calendario CAI per il 2016. Un viaggio lungo 12 mesi tra gli scorci più suggestivi del Gran Sasso e dei Monti della Laga, presentato in occasione della giornata internazionale della montagna, si rinnova la collaborazione tra CAI Teramo e BIM per la valorizzazione dell'ambiente montano. La selezione di fotografie che quest'anno abbiamo curato per la redazione del calendario si è concentrata sul versante teramano in scorci di momenti, attimi particolari, più che visioni d'insieme. Abbiamo cercato di rendere con questi scatti le emozioni che attraversano e che vivono i viaggiatori, gli escursionisti, gli esploratori, cercando così di rendere anche un servizio a chi magari non ha le possibilità di recarsi personalmente in quei luoghi, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema appunto della tutela dell'ambiente montano. Quest'anno in particolare c'è anche Parigi 2015, un momento importante per fare una riflessione a questo punto su tutto il pianeta, e tutto il pianeta è chiamato a fare una riflessione su quella che è la tutela della montagna e di quello che comporta magari il non rispettarla come si dovrebbe. La presentazione del calendario CAI in collaborazione con il BIM in occasione della giornata internazionale della montagna. Ma per noi è un appuntamento fisso per quanto riguarda il CAI, perché abbiamo un accordo non soltanto a livello locale, ma abbiamo anche a livello nazionale tramite la federazione. Il BIM è un valore aggiunto al territorio, in particolar modo alla montagna. Ed ora, per quanto riguarda le manifestazioni natalizie, andiamo a vedere insieme la terza edizione di Illumina il Natale di Creatività, che si svolgerà a Cepagatti. Illumina il Natale di Creatività, terza edizione a Cepagatti. Annalisa Barozzo, assessore del Comune di Cepagatti, terza edizione, quali le novità? Abbiamo voluto realizzare questo concorso aperto a tutta la cittadinanza, ma non solo, la novità è che ci apriamo anche agli esercizi commerciali e alle istituzioni scolastiche. Il premio è giunto alla terza edizione, ogni anno abbiamo un numero crescente di iscritti, ci auguriamo che anche quest'anno vada bene, vuole creare delle sinergie tra tutto il tessuto sociale, le associazioni che sono anche qui oggi presenti. Il concorso prevede la realizzazione di addobbi che siano presepi, alberi, luminarie, tutto sul tema del Natale, e con particolare attenzione a quello che è il tema del riciclo, quindi premieremo in particolare maniera, prenderanno un punteggio più alto gli addobbi realizzati con materiale naturale e con materiale riciclato. Viste le attuali condizioni un po' di tutti i comuni di crisi economica, abbiamo voluto risparmiare utilizzando quelle che
sono le forze locali, quindi stimoliamo i singoli cittadini e le attività commerciali ad addobbare essi stessi la propria casa, addobbando la propria casa o il proprio negozio ci aiutano ad addobbare tutta la città. Chi sarà il più bravo verrà premiato. Ed ora, come ogni lunedì, un'ampia pagina di sport, soprattutto di calcio. In particolare iniziamo dalla Serie B, parlando del Pescara, iniziata la settimana che porta verso il derby di sabato prossimo con la Virtus Lanciano. In casa biancazzurra sono da valutare le condizioni dei difensori Fornasier e Campagnaro. L'attaccante Andrea Cocco ha giocato una buona partita contro Lentella, ma non è riuscito a sbloccarsi, conta di farlo proprio al Biondi. Allora andiamolo ad ascoltare nella intervista. Beh, sono contento per la prestazione mia, ma soprattutto della squadra, perché oggi abbiamo dato una risposta importante contro una squadra che non perdeva da 12 partite, penso. Quindi abbiamo fatto un'ottima prestazione e ci siamo anche noi. Sono sempre stato, quando il mister mi ha chiamato in casa, ovvio. Ora sto molto meglio fisicamente, penso che si veda anche, quindi ringrazio i compagni che mi sono sempre stati vicino e pensiamo alla prossima. Io non parlo di mercato innanzitutto perché sono concentrato col Pescara, penso solo a Pescara e quindi questo non è il momento sicuramente di parlare di questo argomento. Pensiamo alla prossima partita perché deve andare a continuità ai risultati e questo è l'importante. No, beh, sicuramente apprezzo quella parte di pubblico che mi ha incitato perché ha capito che purtroppo è un periodaccio sotto l'aspetto dei gol, però non mi devo buttare giù, le cose non ci sono state, quindi questo è un buon segnale. Poi un pizzico di fortuna perché mi è rimbalzato un po', nel momento del tiro mi è rimbalzato un po', quindi per quello è andata alta, però l'importante è la vittoria e la risposta dopo questo periodo un po' così. Quando non si gioca un po' di fiducia si perde. Non è sempre facile poi comunque sia subentrare comunque partita magari che siamo sotto, quindi sicuramente è una situazione difficile. Però ho sempre sentito la fiducia dei miei compagni e questo penso che sia l'importante in questo periodo, che mi ha continuato a dare morale e ho continuato ad allenarmi al massimo. E penso che oggi comunque sia dato una buona risposta. Non sarebbe male sbloccarmi proprio nel derby, che dici? Quindi lavorerò duro in settimana per far convincere il mister per partire dall'inizio. Sarebbe già una continuità importante. In casa Virtus Lanciano il tecnico Roberto D'Aversa deve verificare le condizioni di Ferrari, Zeduardo, Vastola, ma soprattutto di Amenta. Con la squalifica di Aquilanti infatti la difesa sarebbe da inventare per l'allenatore rossonero, che dopo la partita di Avellino non ha nascosto rabbia e disappunto per la sconfitta. Ascoltiamo. L'illusione c'è perché comunque, ripeto, nonostante fossimo uno in meno, bisogna considerare anche che è la terza partita di una settimana e a livello fisico siamo un po' calati, e lì dove siamo stati bravi, a parte i primi 20 minuti dove magari c'è stato un po' di supremazia da parte dell'Avellino, il secondo tempo non siamo stati bravi a rimanere alti come abbiamo fatto il primo tempo, ci siamo abbassati troppo, e lì dove magari per struttura abbiamo sofferto un po' troppo questi traversoni, di conseguenza l'aspetto fisico loro superiore al nostro e sulle seconde palle ci hanno castigato più del dovuto. Secondo me sulla gestione dei cartellini non è stata equa, però dobbiamo essere i primi, non possiamo guardare sempre il nostro orticello quando una cosa succede a noi va bene oppure quando succede il contrario. Mi dispiace questo perché da un collega mi aspetto che magari si reclama per il giusto e non per partito preso per portare dalla propria parte l'operato di una terna arbitrale. Si parlava del primo tempo dove si è reclamato più del dovuto per il fatto che ci fosse un rigore al primo tempo a favore dell'Avellino, cosa che non mi risulta, c'è un regolamento, se il braccio è attaccato non mi risulta che debba essere rigore, se il braccio è staccato perché voi mi parlate di errore quindi c'è rigore, poi se vogliamo parlare del secondo tempo è un'altra decisione, può darsi che c'era quel rigore di Casadei sul giocatore come può darsi che c'era il fuorigioco dell'attaccante sul terzo gol. Io non sono qui a parlare degli episodi e non l'ho mai fatto e mai lo farò, sono in una posizione di classifica dove per me sarebbe troppo semplice andare a dare le colpe e responsabilità alla terna arbitrale, sto solo dicendo che noi per primi o facciamo i professionisti o facciamo i tifosi. Sul primo tempo il rigore per l'Avellino non c'era, per noi sì, regolamento alla mano, secondo tempo molto probabilmente il rigore sul giro c'era, però questo non significa che si deve preclamare nel primo tempo per ottenere poi qualcosa in più nel secondo, è chiaro? Sul concetto degli ammoniti ci sediamo a tavolino, secondo me Aquilanti non andava espulso.
E adesso apriamo la pagina dedicata alla Serie D, iniziando con una notizia che riguarda i colori del Giulianova, un vero e proprio terremoto e un ripulisti generale, quello che in mattinata ha colpito lo staff tecnico del Giulianova Calcio. La sconfitta di Pesaro infatti ha portato all'esonero dell'allenatore Francesco Giorgini e di tutta la componente tecnica. Vanno via infatti l'allenatore in seconda Giuseppe Tortorici, il collaboratore tecnico Angelo Pagliaccetti e il preparatore dei portieri Antonio Chiavetta. Inoltre si è dimesso il segretario Chetti Giorgini, che insomma è la figlia di Francesco Giorgini e che ha detto è un progetto quello del Giulianova attuale nel quale non credo più. Andiamo avanti con la Serie D e andiamo a vedere invece le partite che si sono giocate. Iniziamo da Chieti San Benedettese, finita 1-2. Valeriano De Angelis. Un nitido sole dicembrino accende la gara tra Chieti e San Benedettese ed illumina subito le iniziative velleitarie dei teatini che nel giro di 3 minuti collezionano 2 calci d'angolo senza colpo ferire. Gli adriatici ben posizionati e pronti ad interagire sui portatori di palla si affacciano al quinto in area neroverde con un invito offensivo di Raparo dalla bandierina. I minuti scorrono, ma la tenuta agonistica latita. Le squadre rinunciano alla pressione anche perché sono adeguatamente assistite dal movimento di copertura delle difese e l'assetto tattico riveste una posizione prudente. Al 24esimo la San Benedettese guadagna spazi offensivi, verticalizzando il gioco e creando apprensione che fa preludere alla rete marchigiana, grazie anche al modulo di gioco rosso-blu versatile ed imprevedibile. Si oppone Fatone a Titone, ma nulla può sul Sorrentino che inneggia al vantaggio. Chieti sorpreso ed incapace di cambiare il ritmo all'incontro, che registra cinicamente la praticità degli uomini di Ottavio Palladini che su calcio di punizione realizzano ancora con Titone. Adesso i neroverdi sono storditi ma non demordono. Ci provano al 39esimo con un calibrato calcio di punizione di Massimo a infilare Pegorin, ma l'opposizione è magistrale. Il puntuale direttore di gara, senza alcun recupero, ordina il rientro negli spogliatoi. Nella ripresa nessuna sostituzione e così la Samb, forte del doppio vantaggio, inizia ad amministrare il gioco che al quinto viene interrotto perché l'arbitro sancisce la massima punizione per i neroverdi a fronte di un fallo di mano in area ospite, opportuno per evitare la conclusione a rete di Dos Santos. Ci scappa qualche parola di troppo in campo, 3 finiscono sul taccuino del signor Cavallina che invita Vitale a battere il calcio di rigore. Deciso e prorompente il tiro del mediano. Si vivacizza il tenore agonistico, il Chieti è consapevole che le speranze di raddrizzare il punteggio esistono, gli adriatici non insistono sui portatori di palla e Zuccarini provvede ad irrobustire la costruzione offensiva. Fuori Bocchino e dentro il nuovo arrivato Varricchio. Palladini non è sorpreso ma con segnali eloquenti dice ai suoi di non abbassare la tensione. Corrono i teatini più degli ospiti, ordinano il gioco ed evidenziano più convinzione. Altra sostituzione, fuori Massimo, dentro di e i padroni di casa irrompono nell'area rosso-blu con Dos Santos che non riesce a colpire la sfera. Palladini al 31esimo chiama nuove energie in campo, fuori Palumbo e Montesi, dentro Casavecchia e Pino. Ancora Chieti, 35esimo calcio d'angolo, ma poco si materializza sotto porta. L'ultima sostituzione per gli ospiti al 43esimo, fuori l'applauditissimo Titone, al suo posto Pezzotti. 5 sono i minuti di recupero, la Samb stringe i denti, il Chieti consuma gli ultimi sforzi, la tifoseria rosso-blu incoraggia gli atleti, la curva Ezio Volpi indomita non si scompone offrendo il calore sportivo e così il signor Cavallina decreta la fine della gara ed invita tutti a centrocampo per un cordiale congedo. Fedeli e i suoi ballano il samba, Pomponi giura di attrezzarsi per non essere da meno. Continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria il San Nicolò Agnonese, finita 2-2.
Il San Nicolò continua a sparare a salve per la sesta settimana consecutiva, manca l'appuntamento coi tre punti. E dire che contro l'Agnonese quasi tutti i nuovi sono in campo, a partire da quell'Andrea Bucchi che torna a ricalcare il terreno di gioco del Bonolis che è stato suo per 4 stagioni. Eppure i nuovi sembrano dare subito la scossa desiderata. Nemmeno 2 minuti e il calcio di punizione di Chiacchiarelli è telecomandato all'incrocio dei pali. Mancini deve arrendersi alla traiettoria disegnata dall'ex Fano, il primo gol dopo il suo ritorno in biancazzurro. Il San Nicolò prende inevitabilmente il pallino del gioco, ma sembra non voler o non saper affondare alla ricerca del gol della sicurezza. E così, dopo mezz'ora di nulla assoluto, al 32esimo arriva inaspettato il pari molisano. Marolda è bravo a liberare il sinistro, Calore potrebbe fare di più, ma la sfera gli passa sotto le braccia e si infila in rete. In più Terrenzio si fa male ed Epifani è costretto ad inserire Brighi, ma per la rete del nuovo vantaggio basta aspettare pochissimo, perché Chiacchiarelli, da piazzato al 37esimo, costringe Mancino alla deviazione in corner con l'ausilio del palo e dalla bandierina il suo invito e coi tempi giusti per la testata di Alessandro Rapino, che anticipa tutti e realizza il suo secondo sigillo in campionato. La strada a questo punto sembra farsi in discesa per i padroni di casa. Sul finire di frazione Bucchi prova la staffilata da Mancina, fuori di poco, prima della discesa di Massetti che impegna ancora una volta Mancino in angolo. E dalla bandierina spunta la testa di Casolla, che non è un gigante, ma riesce comunque a prendere il tempo a tutti centrando la traversa molisana. Agnonese che in apertura di ripresa ci prova, con la testata da corner sempre del solito Tommaso Marolda, centrale che non crea problemi a Calore, così come invece accade al 59esimo, quando l'invito di Guida per la punta è preciso, Marolda, pressoché immarcabile col Mancino di prima intenzione, batte l'estremo difensore biancazzurro per la nuova parità 2-2. Epifani ricorre all'artiglieria pesante, fuori De Santis e Casolla per Merlonghi e Moretti, con Chiacchiarelli che scala a centrocampo accanto a Donatangelo, ma le cose, nonostante il destro sempre di Chiacchiarelli al 66esimo centrale, non sembrano migliorare granché. I collegamenti tra i reparti non sono più quelli di qualche settimana fa, così come il meccanismo perfetto ammirato fino al 1° novembre, 5-1 al Fano. E allora servirebbe la giocata individuale, Merlonghi su punizione quasi perfetto, quasi, perché il secondo legno di giornata sputa in campo la sua traiettoria. Insomma, anche la fortuna pare voltare le spalle ai biancazzurri. La beffa invece potrebbe materializzarsi all'84esimo, quando la staffilata dalla distanza di Di Lollo per poco non sorprende Calore, che ha un riflesso felino innanzi al corner, la sfera velenosa del centrocampista agnonese. Il finale è tutto di marca biancazzurra, i molisani difendono per poi ripartire, ma ci riescono quasi mai, e così l'idea di assedio conclusivo del San Nicolò si riduce a un possesso palla insistito, senza però trovare lo sbocco conclusivo. L'ultima emozione, la più grande però, è al 92esimo, col triangolo tra Merlonghi e Bucchi chiuso dall'esterno, che da posizione ottima spara clamorosamente alto sopra la traversa. Finisce dunque col terzo pareggio interno di fila per il San Nicolò, alla sesta partita senza vittorie, e domenica si chiude un 2015, comunque molto positivo, con la trasferta più dura sul campo della capolista San Benedettese. Dunque questo è il servizio di Jacopo Forcella. Adesso invece andiamo a vedere la cinquina che l'Avezzano ha rifilato alla Jesina. Sagra del gol al De Marsi di Avezzano, dove i ragazzi di Lucarelli tornano a brindare alla vittoria casalinga a distanza di 2 settimane dal successo sull'Isernia, conquistando 3 punti pesanti in ottica playoff. Pronti via e al primo affondo, al sesto, Avezzano in gol con Pollino che riceve palla in aria e con un diagonale secco e angolato fulmina Niosi. La reazione degli ospiti vede al 12esimo un tiro ravvicinato in area bianco-verde di Carnevali, respinto da un difensore di casa. Il match è godibile, giocato a buon ritmo, frequenti capovolgimenti di fronte fino al 17esimo, quando sugli sviluppi del quarto calcio d'angolo Carnevali in mischia trova la zampata giusta per l'1-1. Tutto da rifare per i ragazzi di Lucarelli, che si rituffano a testa bassa in avanti e dopo aver corso un paio di pericoli, al 29esimo con Gianluca De Santis trovano il gol del nuovo vantaggio. Passano 2 minuti e Niosi riesce a salvare quasi sulla linea una conclusione di Sassarini. I marchigiani non ci stanno e al 33esimo il ragazzo dal limite a girarsi e a concludere però sopra la traversa. Il finale di tempo vede poi al 42esimo un tiro insidioso di Calcina respinto a fatica da Davino ed un tiro cross di Carnevali al 48esimo che attraversa tutta l'area avezzanese senza che nessun avanti ospite riesca a concludere. Nella ripresa al quinto arriva il tris dei padroni di casa
firmato ancora da Gianluca De Sanctis, che si dimostra freddissimo nel mirare con il destro all'angolino dove Niosi non riesce ad arrivare. Per uno degli ultimi arrivati in casa marsicana è così la doppietta personale a coronamento di un'ottima prestazione. Il 3-1 mette la formazione di casa nelle migliori condizioni psicologiche, con i marchigiani costretti ora a recuperare due reti. Al quarto d'ora contatto in area vezzanese fra Andaie e Trudo, con Tucci di Ostia che lascia proseguire fra le vibranti proteste degli ospiti. Al 17° errore di Andaie e palla al neoentrato Alessandroni, che non ha difficoltà a mettere il pallone in rete. Gara riaperta con Trudo che al 21° rischia addirittura di segnare il 3-3 mettendo la palla sull'esterno della rete. I padroni di casa accusano qualche minuto di pausa prima del poker di Moro, che sul filo del fuorigioco con un pallonetto mette alle spalle di Niosi. Ma le emozioni si susseguono senza sosta, visto che al 26° il ragazzo, a mancare il gol del 4-3 prima del 5-2 firmato da Di Genova, al 38° grazie alla complicità di Niosi, che non trattiene un tiro non certo irresistibile dell'avanti abruzzese. Ma l'Avezzano non è sazio, e al 42° è Sassarini a mancare di un soffio il 6-2 con un tiro di pochissimo alto. Per la Jesina probabilmente sarebbe stato troppo. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. Adesso io invece vi lascio al TG6 L'Aquila, che partirà tra pochissimo. Grazie per averci seguito fino ad ora. Buona giornata.